Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale in compagnia del vostro marchese preferito e della vostra marchesina. Dite la verità, vi siamo mancati in questo periodo estivo, vero? Vi chiediamo scusa veramente, ma tra il caldo, il lavoro, infortuni vari, preparativi per il matrimonio, siamo scoppiati raga, quindi abbiamo deciso di prenderci un piccolo periodo di pausa, sì, un piccolo stop, ecco, per ricaricare, diciamo, un attimo le batterie. Sì, sì, stavamo fusi raga. Comunque, state tranquilli, noi ci siamo carichi e cercheremo di portare avanti il canale con tutta la gioia e serenità. E sì, mettiamola così, anche un pizzico di pazzia che ci contraddistingue, insomma, sempre rispetto agli altri. E proprio per ripartire alla grande, quale migliore occasione per farlo se non con un bellissimo video della rubrica Pills of Bricks. Esatto. Quindi, su quello che è stato, insomma, uno dei set più attesi dai fan Lego, ma soprattutto dai fan di Harry Potter. Bene, bene, bene. Avete già capito di cosa stiamo parlando, anche perché l'avete visto nella copertina. Parleremo e quindi diremo la nostra sul nuovissimo set 76417, la Banca dei Maghi Gringot, edizione del collezionista. Quindi saldi alle poltrone e cominciamo! Lego 76417, la banca dei maghi Gringot, edizione del collezionista. E già qui Lego, insomma, ha voluto un pochettino giocare sul nome del set con la dicitura appunto edizione del collezionista. Sono fantastici quando utilizzano questi sistemi di marketing, ti giuro, mi fanno... Non dico una parolaccia, mi fanno impazzire. Ragazzi, io qua sento un po' di aria polemica del marchese, che ne dite? No, non mettiamola sempre su sto punto, non è assolutamente aria di polemica, dico solo che secondo me, ancora una volta, è ben marcata l'idea di Mamma Lego su qual è il pubblico a cui si rivolge. Quindi parliamo di un set per adulti 18+, composto da ben 4.803 pezzi. Beh ragazzi, il prezzo secondo me è un pochino sopra le righe, cioè parliamo di 429,99 euro. Se fosse stato un 349,99 euro credo che avrebbe avuto un richiamo ancora maggiore. Cioè, pensiamo solo al fatto che il set Diagon Alley ha 5.544 pezzi per un prezzo di 449,99 euro. Esatto. La prima cosa che comunque salta subito all'occhio sta nel fatto che il set viene presentato come una vera e propria espansione del set 75978, quindi il Diagon Alley set che noi abbiamo. Andatevi a vedere la recensione completa. Se vi fa piacere, naturalmente, la troverete sicuramente in descrizione. A cui purtroppo mancava quella che è la vera ciliegina sulla torta, no? Appunto la banca dei maghi. Ci voleva proprio. Prima cosa, volevo dirvi che non pensavamo veramente sarebbe uscito come set ufficiale, quindi immaginatevi, insomma, lo stupore della marchesina alla notizia. Secondo poi, non pensavamo che il risultato sarebbe stato proprio questo, un ottimo risultato. Infatti, come potete vedere dalle immagini, il set si divide esattamente in due parti, di cui la parte superiore può essere perfettamente integrata al Diagon Alley, visto che si è ripresa la stessa scala di dimensioni, mentre la parte sottostante va a rappresentare, diciamo, tutta la caverna sotterranea della banca, dove sono presenti, poi troveremo tutti i cavo dei maghi del mondo di Harry Potter, che abbiamo visto anche nei film. Se vi devo dire la mia, poi, il risultato in così poco spazio di manovra è stato davvero eccezionale. Sì, infatti, sono riusciti a racchiudere praticamente tutto l'essenziale. Infatti, tutto l'essenziale ha così poco spazio, ecco, come hai detto te. Come si può notare, tutta la sezione inferiore, che comprende il comparto sotterraneo, si estende dal basso verso l'alto tramite un complesso meccanismo di incastri, davvero, direi anche davvero ingegnosi, dove una struttura perfettamente stabile, che comprende appunto il cuore dell'intero set, fa da ancora a tutte quelle che sono le sezioni che rappresentano le varie scene del film, insomma, dei vari film.
Le sezioni vengono sviluppate tramite appunto questo sistema a spirale attorno a tutto quello che è l'asse centrale, il fulcro centrale, ottimizzando al meglio gli spazi e rendendo perfettamente giocabile il tutto. Ma il vero pezzo forte, secondo noi, di tutti i sotterranei è sicuramente il binario che corre attorno a tutta la struttura con un meccanismo che ferma il carrello proprio davanti a ciascuna delle tre camere blindate sotterranee. Queste sono la camera blindata 687 della famiglia Potter, dove vediamo un giovane Harry che si reca per la prima volta con Hagrid, che è piena zeppa di monete d'oro. Abbiamo poi la camera 713 appartenuta ad Albus Silente, dove vi era custodita all'interno la pietra filosofale, e per finire il caveau della famiglia Lestrange, che oltre a contenere grandi quantità di oro e tesori, era il nascondiglio della coppa di Tosca Tasso Rosso, uno appunto degli Horcrux di Voldemort, ho detto bene, vero? È un po' di spoiler, ragazzi. Inoltre, non vi vogliamo spoilerare nulla, ma qui è presente un piccolo meccanismo di gioco, quindi chi di voi acquisterà il set magari potrà raccontarcelo appunto nei commenti qui sotto, quindi forza con i commenti, ragazzi, mi raccomando. Per finire, la struttura dei sotterranei termina a monte con questo basamento a croce, dove poi verrà posizionata la base plate 32x32 su cui verrà costruita la Gringotts. Ho creato un mostro, ragazzi. No, io le base plate proprio vado matta. Come detto in precedenza, la struttura è perfettamente in scala con il resto degli edifici di Diagon Alley, costruita sicuramente su base modulare, ma sinceramente doverla separare dall'intera struttura un pochino mi dispiace, anche perché se l'edificio può essere esposto come set stand alone o comunque in accoppiata con il 75978, non si può dire la stessa cosa dei sotterranei presi singolarmente, intendiamo. Per quanto riguarda invece l'accostamento cromatico, direi il tutto è perfettamente azzeccato. Spero solamente che non si vada ad incappare appunto nei soliti problemi di discromia degli elementi che abbiamo sempre notato. Gli interni sono perfettamente in linea con le aspettative, si è mantenuto uno stile molto semplice ma comunque alquanto descrittivo, ci sono tutti gli elementi essenziali, direi, che riprendono lo stile appunto quello del film, come ad esempio i banconi degli impiegati, con altrettante lampade, lo stile inconfondibile della pavimentazione, direi una reinterpretazione davvero azzeccata, la posizione dei colonnati interni, ma soprattutto il grande lampadario centrale che secondo me in questo caso è stato il vero tocco di classe. Una vera chicca. L'unica cosa che non riesco a comprendere, cioè secondo me, è stato il mancato sfruttamento appieno della sezione superiore. Sinceramente, per me è un po' scarna, ecco. C'erano tutti i presupposti per riempire meglio tutta la sezione, sempre secondo me. Tu che dici, Marchese, invece? Ti do perfettamente ragione, infatti mi stona un pochettino quel vuoto, quella minifigura messa così, lo scrittoio. L'esterno dell'edificio comunque comprende anche il negozio del serraglio, un'aggiunta anch'essa davvero azzeccata e che sicuramente non poteva mancare a questa build. Direi, insomma, tutte cose abbastanza azzeccate. Se lo fa. Per tutti gli appassionati di minifigure, farà invece piacere sapere che il set ne comprende ben 13, ragazzi. 13 minifigure, ragazzi. Quindi avremo due minifigure di Harry Potter, in due versioni, ovviamente. Ron Weasley con la testa a doppia espressione, Hermione Granger, anch'essa con testa a doppia espressione, in modo che cambiando acconciatura impersonifichi Bellatrix Lestrange, Rubeus Hagrid, Mangiamorte, Bogrod, Unci Unci, Rickbert, due folletti e due guardie. Insomma, si può fare, no? Ce ne stanno parecchie, anche fatte bene. Come non menzionare infine anche la presenza del pancia squamato Ucraino, detto bene? Sì, benissimo. Perfetto. Ho letto molte recensioni negative in merito, però sinceramente a noi non dispiace. Sì. Abbiamo un bel draghetto completamente notabile in tutte le sue parti, direi molto simpatico anche nella realizzazione, insomma. Detto ciò, ragazzi, attenzione,
alla fine dei giochi non è tutto oro quello che luccica. Cosa vuol dire? Infatti. Fino adesso non ho parlato della cosa che a tutti noi collezionisti preme sapere di più. Giusto, giusto. Scommetto, Marchese, che stai parlando degli adesivi. Mi sbaglio forse? No, purtroppo non ti sbagli. Ragazzi, per me è stato veramente un colpo al cuore. A momenti mi pianco colore. Esatto. Insomma, per chi è debole di cuore, mi raccomando, si tenga ben stretto alla poltrona. Regà, sono presenti più di 50 adesivi. Oddio! Un numero davvero spropositato per un set di questa importanza. Come sempre, Mamma Lego ci porta dalle stelle alle stalle. Per fortuna, comunque, un piccolo sollievo, mettiamola così, possiamo averlo con i GVP in omaggio. Sì, ragazzi, infatti. Allora, spendendo con un importo minimo di 130 euro in set Harry Potter, riceveremo in omaggio il piccolo set 4598, la camera blindata di Gringotts, che è un piccolo salvadanaio davvero simpatico, composto da 212 pezzi e una minifigura inclusa. Bellissimo. Simpaticissimo, regà. È voglio una figata. Troppo. Mentre per un importo minimo di 40 euro avremo una simpatica polybag per l'allenamento di Quidditch, che voglio assolutamente. Bellissima. Insomma, se compreremo gli omaggi, se compreremo il set. Esatto. Questo è il succo del discorso. Naturalmente, acquistando il set della Gringotts, li riceveremo entrambi. Detto ciò, ragazzi, non dimenticatevi di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Seguiteci sui nostri social, Facebook e Instagram, ricominceremo a pubblicare, non vi preoccupate. Fateci sapere se il set vi piace e se lo acquisterete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi non costa sicuramente nulla, ma a noi sicuramente dà una grandissima mano a portare avanti tutta la baracca, come ho sempre detto. Allora ragazzi, un bacione, ma e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao!